questo libro non si era saputo niente se non usciva. Leggete il libro, quali sono le cose che mi hanno colpito, io pure la mia età, la mia esperienza, e sono cose che io mi domandavo ma non avevo risposte, e il libro dà delle risposte, cominciando la prima: scusate, se lo Stato è tale perché è titolare della forza, com'è che per anni e anni non si riesce a sconfiggere questa malavita organizzata, Drangheta, Camorra, mafia e Sacra Corona, eccetera? Ed è il primo interrogativo, perché non è possibile essere titolare della forza e sostanzialmente tenere un tumore continuamente così vicino. Altra cosa che avevo percepito, e nel libro dà una risposta: c'è stato un periodo, professore, che non si facevano più opere pubbliche nel mezzogiorno perché si finanziava a tempo. A parte il fatto che noi non abbiamo un'economia basata sull'attività produttiva, non c'è niente, qua l'economia si regge sui lavori pubblici, e i lavori pubblici hanno un passaggio obbligato, quando mi riguarda quantomeno le infrastrutture sono fondamentali per poter sperare in una situazione di sviluppo. Allora cantieri non si potevano aprire, e allora era la giustificazione per spostare il finanziamento al nord, spostare il finanziamento al nord, fino a quando questa questione è stata smascherata, per cui si sono un po' raddrizzate le cose, perché si sono vergognati di portare in giro, ah, non si può spendere tutte le mani. E qual è il particolare curioso? E parlo con esperienza, diciamo, indiretta. Io ho avuto modo di seguire la questione della trasversale della Limina, qua da noi, che lo sa, che lo sa, che lo sa, arriva da questa parte. E mi ricordo benissimo le difficoltà che ci sono state all'epoca, perché nonostante il coprifuoco, nonostante la presenza continua dell'esercito e dei carabinieri, le luci per gli escalatori saltavano lo stesso. Ricordo all'epoca una riunione tantissimi anni fa,